Tira fuori le carte il comune di Melendugno per contrastare punto per punto il rapporto VIA della Trans Adriatic Pipeline, con 78 pagine di controrapporto ora sul tavolo del Ministero dell'Ambiente. La battaglia di un territorio ha le sue basi tecniche nelle osservazioni del pool di esperti coordinati da Dino Borri del Politecnico di Bari e dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Salvatore Petrachi, presentate ai cittadini che affollavano il cinema di Melendugno e a una platea politico-istituzionale. Dal rapporto della società che vuole realizzare qui l'approdo italiano del gasdotto che veicolerà in Europa il metano a zero, non è possibile comprendere quanto in realtà l'opera sia impattante. Le criticità di questo progetto le troviamo in campo ambientale, in campo paesaggistico, impatto sul mare, sulla salute con le emissioni, sulla sicurezza delle popolazioni. Questo a fronte di una valutazione poco realistica della portata strategica dell'infrastruttura per l'economia nazionale e locale. Le nostre esigenze nazionali sono in calo. E poi dicono che serve per l'Europa. Ebbene, 10 miliardi di metri cubi che potrebbero diventare 20 miliardi di metri cubi rispetto ai 500 miliardi sono il 2-4% del fabbisogno europeo. Un'altra mancata occasione di dialogo e confronto definisce l'incontro pubblico in una nota Tap Italia non invitata, nonostante l'azienda abbia più volte dichiarato, scrivono, la propria disponibilità a fornire risposte al territorio. Mentre si allarga il fronte del no al gasdotto con WWF che lancia l'SOS Oasi delle Cesine e uno stuolo di 20 comuni a chiederne lo stop.